Ciao, oggi vorrei farti capire quali sono gli step che dovresti seguire per posizionarti professionalmente all'interno del mercato del lavoro digitale. Numero 1. Domandati quali sono le tue naturali attitudini. Ne abbiamo già parlato in un precedente video che ti invito a vedere, quindi non vado oltre su questo punto. La prima cosa da cui partire è te stesso, quindi sicuramente. Secondo step, direi, compreso chi sei, hai bisogno di sostanzialmente di fare una valutazione di quanto le tue precedenti esperienze, anche gli studi, ma soprattutto se hai poi avuto qualche esperienza di lavoro, possono tornarti utili nella tua avventura professionale futura. E laddove individui come dire, qualcosa che può costituire un bagaglio utile per il tuo futuro, io direi che devi fare il possibile per non perdere questo patrimonio, sicuramente. Numero 3, esamina il mercato del lavoro, in particolare il mercato del lavoro digitale. E cerca di andare a comprendere quali strumenti, tecnologie e mezzi sono destinati a crescere nei prossimi anni e di conseguenza quali saranno i professionisti che lavorando su queste tecnologie saranno più richiesti da questo mercato. Da questa analisi dovrai sicuramente trarre delle conclusioni su ciò che è in crescita, ciò che è stabile e ciò che invece è in declino. E quindi ovviamente ti suggerirò di valutare sicuramente con particolare interesse ciò che è in crescita. Numero 4. A questo punto, valutato chi sei e cosa c'è fuori, devi fare il giusto matching tra le due cose. Devi saper, cioè, combinare da una parte la ricerca nel fare qualcosa che sia in linea con le tue attitudini naturali e che ti appassioni, ma dall'altra poi devi saper combinare questa scelta con andarla a collocare all'interno di un segmento del mercato del lavoro che sia in crescita. Quindi, delle tante opportunità professionali su cui potresti esprimere il tuo talento, le tue attitudini, le tue passioni, devi andare a scegliere solo quelle che probabilmente avranno una dinamica crescente nei prossimi anni. Numero 5, a questo punto, hai individuato strategicamente da che parte andare? Molto bene, non basta, devi formarti, devi essere bravo, devi diventare davvero forte, il numero uno in quello che fai. E quindi sicuramente devi essere cosciente del fatto di dover e voler investire tempo, risorse ed energie per imparare nuove cose, per imparare a utilizzare nuovi strumenti, nuovi tool, nuove tecnologie, nuovi canali di marketing. E poter in questo modo essere assolutamente un passo avanti rispetto al resto del mercato dei professionisti con cui poi comunque devi essere cosciente dovrai competere. E nel digitale vince tendenzialmente chi è più bravo nel proprio ambito di riferimento. A questo punto, dopo aver imparato, studiato, quindi potrai scegliere corsi, percorsi professionali di diverso tipo, la parte di studio, quindi tendenzialmente seguire lezioni, imparare, seguire dei docenti, dei tutor, dei professionisti, è molto importante, ma da sola non è sufficiente, non basta. Ti do un consiglio, hai bisogno di fare pratica. Ora, hai due situazioni possibili. La prima è quella in cui sei tra i fortunati che può subito, una volta imparato qualcosa in un corso, in un master, che ha subito la possibilità di applicarlo nel proprio posto di lavoro. In realtà però non sono tantissime le persone che hanno questa opportunità. Se non rientri nell'ambito di quelle persone che subito possono provare queste cose nuove nell'ambito della propria attività professionale, allora ti direi, fai questo, procurati delle occasioni in cui poterti allenare e fare pratica, anche se offrirai il tuo lavoro gratuitamente a qualcuno. In questa fase il tuo obiettivo non è quello di guadagnare subito dei soldi, ma è quello di poter avere l'occasione di poterti allenare e testare sul campo le tue capacità e anche le tue attitudini. Grazie a questo investimento di tempo scoprirai che sicuramente, e qui siamo a questo punto al punto numero 6, scoprirai che attraverso la pratica comprenderai meglio quello che davvero sei bravo a fare. Ti migliorerai, diventerai sicuramente perfezionare le tue skill, le tue capacità e potrai quindi a questo punto testare più situazioni per poi aggiustare la mira. Ecco, a questo punto, quando avrai aggiustato la mira, direi che i successivi anni avranno una strada molto dritta, molto lineare e quindi sarà stata spianata da questo tuo lavoro strategico. In bocca al lupo, ciao, alla prossima.